Davide Borrelli, attaccante molisano della Recanatese, dopo la diffusione della pandemia, hai preferito rimanere nelle Marche a Recanati, non tornare giù in Molise a Guglionesi. Come mai? Ma all'inizio volevo tornare perché giustamente sarei stato nel mio paese con la mia famiglia. Poi ho visto che pian piano la situazione peggiorava sempre di più e quindi poi io non avendo fatto un controllo, un tampone, la certezza di non avere questo virus non ce l'avevo. Quindi ho preferito evitare di rischiare me e comunque anche e soprattutto i miei genitori, i miei fratelli. E quindi sono rimasto qua. Tutto fermo da più di 50 giorni, come hai vissuto questo lungo periodo da sportivo? Ma è una situazione sicuramente difficile e soprattutto nuova per tutti. Perché comunque stare chiusi in casa ormai da 2 mesi con la sola possibilità di andare a far spesa una volta ogni tanto non è una cosa che succede tutti i giorni. Però l'importante è la salute, soprattutto in questo periodo, stare bene. E quindi va bene così, dai. Poi da sportivo chiaramente non è semplice, però cerco di tenermi in allenamento con le schede che ci dà il nostro preparatore atletico e quindi cerchiamo di tenerci più in forma possibile. Come l'hai vissuti da cittadino comune in una regione come le Marche, che hanno fatto registrare un numero abbastanza elevato di casi da contagio da coronavirus? Sì, questa è una regione che è stata colpita abbastanza da questo maledetto virus, anche se devo dire la verità, soprattutto nella parte a nord, diciamo tra Fano, Pesaro, quasi al confine con l'Emilia-Romagna. Io cerco di star tranquillo, come ti ho detto prima, esco davvero poco, una volta a settimana faccio spesa. E poi torno, quindi uso le dovute precauzioni, le mascherine, i guanti. Più di questo non posso fare, però ti dico la verità, la vivo abbastanza tranquillamente, anche perché sennò già è difficile stare comunque lontano da casa e da solo. Se poi uno il cervello viaggia troppo, poi diventa tutto più difficile. Molti sport, cito da esempio il basket e il rugby, hanno chiuso i battenti prima del tempo. Il calcio sta ragionando ad una ripartenza per concludere i campionati osservando protocolli rigorosi. Secondo te è giusto? Non lo so se è giusto o no far ricominciare tutto. Io penso che ci sono ancora troppi morti al giorno per poter parlare di calcio, di campionato, di scudetto e di eccetera, eccetera. Penso che comunque la Serie A e la Champions ricominceranno perché ci sono troppi interessi in ballo, troppi soldi che girano. Quindi secondo me poi loro hanno, volendo, la possibilità di fare dei controlli, dei tamponi, però penso che tutto il resto del calcio italiano faccia davvero fatica a ripartire. Parliamo della quarta serie, su questo campionato ancora non vengono prese decisioni ufficiali. Come pensi che si comporteranno i vertici per garantire una regolarità alla stagione? Secondo me, per quanto riguarda la Serie D, ci sarà da aspettare ancora un po'. Forse speriamo che il 4 maggio qualcuno ci dica qualcosa. Sicuramente è una brutta gatta da pelare per chi deve prendere certe decisioni, perché comunque ci si sta giocando il salto di categoria o la permanenza in questa serie. Purtroppo è brutto da dirlo, ma la Lega Nazionale Dilettanti è un po' l'ultima ruota del carro, però noi siamo qua, aspettiamo e speriamo di sapere qualcosa il prima possibile.